Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale ha adottato il nuovo piano ittico. Il provvedimento vuole garantire la salvaguardia degli ambienti acquatici e della fauna autoctona, tutelare e, ove necessario, ripristinare gli ecosistemi acquatici. Lavorare su obiettivi comuni, condividere i dati raccolti e utilizzare metodi simili è il risultato della riunione congiunta delle commissioni legalità del Consiglio regionale e del Comune di Torino che si sono incontrate a Palazzo Lascaris. Il Corecom ha inaugurato nella sede dell'ufficio relazioni con il pubblico di Verbania il nuovo servizio di web conference per la conciliazione gratuita sulle controversie tra privati e gestori telefonici. Gli utenti non devono più andare a Torino, ma si collegano telematicamente con il conciliatore. Bruno Geraci, presidente Corecom. Mettendosi al servizio totalmente gratuito, noi riusciamo a restituire il maltolto dai gestori di telefonia mobile e fissa molti soldi, perché purtroppo ancora non c'è chiarezza nella sottoscrizione dei contratti e talvolta il cittadino firma qualcosa che non voleva e che gli viene appioppato. Quando la malattia entra in casa è stato il titolo del convegno organizzato a Palazzo Lascaris sulla sclerosi multipla, presentato il viaggio indesiderato di Lorenzo Cuffini che raccoglie le riflessioni sull'impatto che la patologia provoca all'interno della famiglia. Mauro Laus, presidente del Consiglio regionale. Ci lascia un messaggio particolare di non omogeneizzare il concetto dei malati. Non esistono i malati, esiste la persona. Il messaggio che dà lui alla politica è di non spersonalizzare quindi una malattia, perché dietro ogni malato ci sono rapporti, ci sono affetti, ci sono sentimenti. Ha preso il via nella biblioteca della regione la rassegna Piemonte da leggere, serie di incontri per presentare al pubblico volumi di autori ed editori accomunati da un unico filo conduttore. Il primo appuntamento è stato dedicato ai romanzi storici. Livio Musso, scrittore. Tre giorni a luglio, un romanzo storico, l'amicizia di due ragazzini astigiani, si svolge nel 1797, che vengono presi in mezzo dai fatti che hanno portato un gruppo di giacobini astesi a combattere per il popolo contro gli abusi del potere. Dal 7 ottobre al 4 novembre torna la rassegna cinematografica sulle donne della consulta femminile regionale con Aiace Torino, di diritto e di rovescio. Le proiezioni si tengono a Torino, Asti e Fossano, con ingresso libero fino a esaurimento posti. È uscito il numero 3 di Notizie Magazine della Regione Piemonte. Apertura sul nuovo piano paesaggistico e sulle aree protette. Tanti gli approfondimenti culturali, sociali e sportivi. Una rivista da leggere e da sfogliare anche online e con la app. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.